Ciao Billy, la sensazione con Ponte del Barcellona, per quel che mi riguarda, è che è molto bello e mi ritengo fortunato a poter giocare una sfida simile ed è anche giusto incontrare certe squadre perché siamo ai quarti finale di Coppa Campioni e ti dà secondo me anche un parametro, ecco, di ciò che vali e di ciò che sei, e se quello che hai fatto in questi anni è giusto ed è in continua crescita. È chiaro che onestamente penso che incontrare il Barcellona nelle due partite sia la peggior cosa, ecco, che ti possa capitare, nel senso che nella partita singola, secondo me, le percentuali di passaggio del turno Hai potevano essere più ragione. Quindi era vicine. meglio in finale, sì. Hai Nelle ragione. due Sarebbe partite, stato secondo meglio me, per tutti, no? Hai è ragione. un po' più complicato. Comunque, credo anche che realmente Vabbè. sia bello battersi e provare a fare un qualcosa di sensazionale, di storico con una squadra di un livello simile. Ecco, si gioca e si è calciatori di alto livello per poter battersi in queste sfide. Allora Gigi, questo capita soltanto nei grandi momenti per i grandi personaggi, i grandi campioni. Ti meriti anche tu una bella grafica di Leo Di Bello, ecco, con i tuoi numeri. Leo. Che detta così, poi in realtà i numeri bisogna conoscerli, Ilaria, ed è giusto presentarli. Calciatore con più minuti giocati nella Juventus in Serie A sono, calcolando naturalmente la fine di questa partita, 39.706. Il portiere con più partite consecutive senza subire gol in Serie A, 10. Il portiere con più presenze nella storia della Serie A, 616. Vediamo qui con la Juve, 447 presenze, 285 vittorie, 64%. Davvero numeri impressionanti, 206 clean sheet, anche qui rispetto alle presenze il 46%, sostanzialmente uno ogni due non prende gol. Record di mediatività in Serie A il suo, 974 minuti, sono 999 invece le presenze tra Parma, Juventus e nazionali, compresi l'amichevole in gare ufficiali. E poi la questione della Champions, insomma, aveva detto il 7 dicembre 2016, forse la Champions non è nel mio destino. Ha scritto sui social il 17 marzo di quest'anno: non conta l'avversario, conta solo esserci. Fu la sua prima reazione quando venne fuori il nome del Barcellona. Giancarlo, a parte che la millesima partita quindi sarà in azzurro, La ne eri nazionale è cosciente? questo molto bello, però ti è scappato da qualche parte luglio 2018, però nei tuoi atteggiamenti, come diciamo come finale eventuale di carriera, invece nei tuoi atteggiamenti io noto sempre un'attenzione al presente pazzesca, ovvero non sei lì mai ad elencare quello che hai vinto, quello che hai fatto, mi sembra che tu non guardi al futuro, io lo noto nei momenti di condivisione con i tuoi difensori. Fai un'uscita, fai una parata, ti dai il 5 con chi ti passa vicino. Cioè proprio vivi momento per momento che alla fine non so neanche se sarà vero quel luglio 2018. Ma cosa sarà non lo so ne nemmeno io alla fine perché non si può mai dire con certezza ciò che ti accadrà. Sicuramente ho degli obiettivi a breve scadenza. E voglio raggiungerli. Poi, se ci saranno da fare altri discorsi, guarderemo, ma insomma, vedendo anche questi numeri, io penso che, insomma, che sia importante, secondo me, vincere e non stravincere per forza, no? Perché poi chi vuole stravincere nella vita, molte volte, insomma, rimane deluso e rimane bruciato. Quindi insomma, giorno per giorno vedremo che succederà fin là. Billy? No, Gigi mi ha chiesto Ilaria se corri a casa dal bambino perché lei deve rimanere qua ancora con noi un paio Sì, chiaro. No, lui corre a casa, si avvicina a Coverciano, diciamo adesso. Ah, ma